Ehi, Quagmire! Ci sei? Porco cacchio! Oh mio Dio! Si è asfissiato da solo con qualche pratica erotica! Sì, mentre guardavo il pagliaccio porno! Oh sì, pupa! Sì, così! Quanto mi fai arrabbiare! Dai, aiutami a tirarlo giù! Peter, è ancora vivo! Portiamolo in ospedale! Sì, ma prima vediamo come finisce questo film porno. Senti, al ritorno scelgo io la musica, perché quella era una vera schifezza. È vero, hai ragione, scusami tanto. Oh, spero che Glenn stia bene, sono così preoccupata. Zitta e zoppica, siamo in un parcheggio per disabili. Sa, è una fortuna che suo fratello Glenn sia ancora vivo. Beh, è una fortuna per tutti essere vivi in una giornata così bella. E infatti, chirurghi e infermieri sono tutti a zonzo. Sapete, da bambini, quando eravamo tristi, la mamma ci cantava una canzone. Forse può essere d'aiuto. Ma dai, figurati se lo svegli con una stupida filastrocca, soprattutto per come canti tu. Vero, amico? Già! Dove sono? Che è successo? Oh, Glenn! Oh, si è ringraziato il cielo! Che fai? Tocchi la mia ragazza! Sta calmo, è il suo fratello! Si comincia sempre così. Forza, togliamo le tende. Voglio una sigaretta e un paio di jeans. Bene. Io e Jeff saremo felici di restare qui con te fin quando sarà necessario. Ah, sì? Allora lo chiami tu, mio cugino Terry, per dirgli che non andiamo al suo saggio di karate? Ma scusa, Glenn è mio fratello. Perché mi devi sempre ricordare che non ho finito il liceo? Ragazzi, che ne dite se preparo qualcosa da mangiare per tutti, eh? Vieni qua. Brutta troia cicciona, se oggi non fosse il tuo compleanno... Jeff, ti prego, non fare... Cosa? Non fare cosa? Il pazzo? Il disoccupato? Chiama gli sbirri come hai fatto a Natale. Non li ho chiamati io, è stato un vicino. Ah, mi dai pure del bugiardo davanti a questo gatto. Ne ho un altro di gatto. I violenti litigi tra Jeff e la povera Brenda sono insopportabili. Dai, non farci caso, li abbiamo beccati in una serata, no. Come osi chiamarmi fannullone davanti a tuo fratello? No, ho solo detto che sei in attesa di un nuovo lavoro. Che non servirebbe se tu accettassi quel turno di notte alla prigione. Ma così lavorerai 100 ore a settimana. E allora mi servono i soldi per i ricambi della macchina. Va bene, lunedì vado a chiedere il lavoro. Posso rimettermi in pigiama? Non ho finito di disegnare. Sono contenta che possiamo stare un po' insieme. Anch'io, è bello avere un'amica con cui fare due chiacchiere. Non hai delle amiche? Oh no, Jeff non me lo permette. Sai, è proprio di questo che volevo parlarti, Brenda. Ti dispiace toglierti gli occhiali da sole? Oh mio Dio! Non è così grave, mi fa male solo quando guardo. Ascolta, non devi stare con un uomo che ti tratta in questo modo. Oh, Jeff è dolce, sapessi con quanta gentilezza mi picchia quando siamo soli. Ma è pura follia, non dovrebbe picchiarti per niente. Allora, lascerai Jeff? Ah, eccoti qua, dai, sgancia un po' di soldi, ho visto una bandana da urlo. Che cavolo succede qui? Stammi a sentire, bullo. Per tua informazione, Brenda ha deciso di lasciarti. Col cavolo che mi lascia. Brenda, gliel'hai detto? No, non ancora. Cari amici, ho una splendida notizia. Io e Jeff vogliamo sposarci. Vi farei vedere l'anello, ma è sotto la stecca. Il dito mi è caduto per le scale. Volete sposarvi? Sì, ma solo perché Brenda è gravida. È incinta!